Ben ritrovati! Trovare il modo per restare in sella, o in questo caso in salchi, anche quando gli anni cominciano a pesare. Matteo Muccichini ci racconta la filosofia di Michele Canali, uno dei più vincenti gentleman driver di sempre, che ha deciso di allungare la carriera e la sua passione per il trotto, con una scelta inedita nel suo genere. Una storia iniziata nella sua Bologna tanti anni fa, e che sempre a Bologna da presente si sta proiettando nel futuro. Quattro decenni in pista, macinando chilometri in auto in orari assurdi, nell'alternanza di vittorie e delusioni. Tutto questo gratis, senza ingaggio, ripagato dalla magia della passione per il cavallo e il trotto, per la guida e per essere un gentleman drivers. Colui che, senza un ingaggio, senza una percentuale sul montepremi, acquista e mantiene, con investimenti, il proprio portacolori, recitando un ruolo fondamentale nell'alimentare la passione, che è il motore di tutto. E così, magicamente, per Michele Canali, nulla è stato sacrificato. E oggi racconta 40 anni di buona polvere, di piacevole odore di scuderia, di pioggia che non bagna, di freddo che non entra nelle ossa e di caldo che non fa sudare. Michele Canali, da amatore del trotto, è un mito. Ha vinto tutto, 6 volte il Frustino d'Oro, la classifica annuale di categoria, il Gran Premio Federnat e altri trofei. Lo ha fatto partendo da Bologna, dalla sua Bologna, per una tradizione di famiglia che ha saputo mantenere viva alla grande. Ah, con i cavalli da corsa ho iniziato molto presto, perché mio padre aveva la licenza da gentleman, mio nonno, che è Antonio Veneziani, era un professionista, quindi ho cominciato con le corse coi pony. Poi la passione si è incrementata e ho cominciato a correre nei gentleman prendendo la licenza nell'82. Infatti, come ci dicevamo prima, quest'anno io compio 40 anni di licenza, che mi sembrano già sufficienti per avere un ruolo diverso da quello, diciamo, di essere in pista e con la solita adrenalina e voglia di competere. Le sue apparizioni in pista nel tempo si sono diradate, ma quello che può sembrare dall'esterno un allontanamento e un calo dell'impegno nel settore, al contrario è nel concreto un maggiore coinvolgimento sulla strada di ciò che avviene in altri sport. Michele Canali ha fatto infatti una scelta quasi inedita nel settore, quella di passare dalle redini alla scrivania. Così, in poco tempo, è entrato nel consiglio di amministrazione fino ad essere oggi vicepresidente di Hippo Group. Un'eccezione da raccontare, un dirigente che porta esperienza e idee per rilanciare l'ippodromo in chiave moderna. Sono pochi ed è una specie di eccezione, anche perché negli altri sport invece è molto frequente, no? Quando uno sportivo, che sia un calciatore o che sia un tennista, quando si ritira ricopre magari un ruolo fuori dal campo. E quello che ho fatto io è una scelta sicuramente di soddisfazione. Hippo Group mi ha dato questa possibilità e è una possibilità che io sfrutto a pieno, perché mi piace molto. Abbiamo creato una squadra che funziona bene, con gente giovane, molto più giovane di me, però molto attiva, molto dinamica, con delle ragazze sempre pronte a darsi da fare e a cercare nuove risorse, perché pensiamo che l'ippodromo sia una struttura polivalente. E quindi in una struttura polivalente non ci devono essere solo le corse, ma bisogna organizzare degli eventi, delle manifestazioni, far sì che le famiglie, soprattutto con i bambini, vengano all'ippodromo.
soprattutto la domenica, che è una giornata di festa e di riposo, venire a vedere quell'animale che noi amiamo tantissimo, che è il cavallo. Michele Canali come Xavier Zanetti, come Pavel Nedved e Paolo Maldini. Anche per lui è l'esperienza di chi ha vissuto la gara, il campo o la pista in questo caso a far la differenza. Tanto da essere stato eletto anche vicepresidente della Federnat, l'associazione nazionale dei gentleman drivers. La mia esperienza in pista mi ha formato e mi ha dato la possibilità di capire certi meccanismi, come vanno le cose, come può andare un dopo corsa, magari un po' animato. E nello stesso tempo adesso, come hai detto tu, vedendola da fuori, la visione è meno adrenalinica, però è più serena, è più formata e quindi con un equilibrio maggiore, sicuramente. Equilibrio, lungimiranza, attivismo, modernità. Trovare il modo per allungare la carriera e restare il più possibile protagonista di quel vortice di emozioni che solo l'ippica sa dare. Una scelta intelligente, senza nascondere che si tratta di qualcosa di diverso e che certe sensazioni insostituibili non saranno mai dimenticate. Sai cosa mi mancano? Mi mancano i rituali, cioè ti dico delle banalità, scaricare la borsa dalla macchina, tu hai già la borsa pronta che hai fatto a casa con dentro la tuta, il casco, guanti, tutto, la scarichi dalla macchina e poi ti avvii allo spogliatoio. Mi manca il countdown, quando tu sei pronto per andare dietro la macchina e comincia 10, 9, 8, ecco, queste cose mi mancano perché sono cose molto emozionali, forti, e quindi è inevitabile che ti manchino. È chiaro che in una posizione come è quella di adesso, questa adrenalina così alta non ce l'hai. Magari ce l'hai nel organizzare degli eventi, ma ce l'hai diluita in un certo lasso di tempo. Woody Allen ama ripetere che lui si interessa del futuro perché è l'unico posto dove può ancora andare. E Michele Canali lo sa, come sa che pensare che possa tornare il passato è da utopici nostalgici. Adeguarsi ai tempi che cambiano, migliorare l'attuale e garantirsi un futuro è altresì la missione del dirigente, con la passione di 40 anni davvero gentleman. È la consapevolezza che questa è, nonostante si dica e lo diciamo tutti, lo dico io, che l'ippica sia in una parabola ultra discendente, è vero, però se noi ci mettessimo a lavorare con più impegno, più dedizione e con più razionalità, io sono convinto che potremmo migliorarla. Non dico che la rivoluzioneremmo né delle formule magiche, perché sono tutte cose che non stanno in piedi, però potremmo migliorarla in assoluto e sicuramente, di sicuro. Oggi anche Varenne vive qui, ma negli anni sono tante le storie di cui sono state protagoniste le scuderie della tenuta Il Cigno di Villanterio. Lucilla Granata ce ne racconta alcune. Oggi anche Varenne, il capitano, uno dei cavalli più famosi del mondo, vive lì, ma la tenuta Il Cigno di Villanterio, con le sue scuderie ampie ed eleganti, molto simili a quelle di San Siro, vantano una lunga storia. La storia perché è iniziata quando l'ippica era veramente l'ippica vera, quella degli appassionati, della gente che amava il cavallo proprio nel vero senso della parola, e di quello che è stato poi successivamente anche il posto,
che è dove sono nati dei campioni e sono nati dei fuoriclasse che poi sono andati a farsi conoscere in tutto il mondo, che ha fatto conoscere anche l'Ippica italiana e i proprietari nello stesso tempo, ecco, diciamo così. In principio fu Vito Bianchi, un oriundo di Fasano delle Puglie, a scoprire questo luogo dalla straordinaria magia. Aveva solo un paio di cavalli, ma trasferendosi a Milano cercava un luogo tranquillo dove poterli seguire personalmente. Proprio a Milano conosce un altro appassionato di questo mondo, imprenditore edile. Il suo nome è Marco Rocca e a lui propone di trovare un posto adatto ad allevare e mantenere i suoi cavalli. La scelta ricade su una tenuta di Villanterio nel Pavese. Bianchi se ne innamora e dà ordine a Rocca di costruirvi le scuderie. Da Vito Bianchi al figlio Gian Saverio la tradizione si tramanda e la scuderia cresce proficuamente, soprattutto grazie a quello che è stato uno dei più grandi manager del settore, Fausto Branchini, a cui viene affidato il compito di seguire l'acquisto dei cavalli. E qui è nato praticamente con Gian Saverio Bianchi un cavallo meraviglioso, un cavallo importantissimo che si chiama Bourbon, che era un sauro bellissimo che ha vinto non tantissimi gran premi, ma pochi rispetto a quello che erano le sue capacità di forza e di coraggio, perché ricordo che lo vidi correre un lotteria, parlo degli anni 70, questo Bourbon, che riuscì a mettere in difficoltà una cavalla importante francese che si chiamava Dimitria, appunto nella lotteria di Napoli, che era una delle corse più importanti e che lo è ancora oggi. I Bianchi facevano liquori, il loro marchio era un cigno bianco da cui prese il nome poi la scuderia di Villanterio, nome che rimase anche quando i Bianchi cedettero la tenuta. Dai Bianchi ai giudici che come manager scelsero il mito dell'Ippica, Vincenzo Gasparetto, accrescendo sempre più il prestigio delle scuderie. Il mito dell'Ippica italiana è stato Vincenzo Gasparetto e in America gli acquistò dei cavalli tipo Wayne Eden, Latest Record, Song and Dance Mare e poi tantissimi altri. Al cigno sono nati e cresciuti tanti campioni, come Blim, che vinse 13 Gran Premi e rimase poi in tenuta come riproduttore. Tra i cavalli che passarono alla storia anche Wayne Eden, venne rapito il 15 agosto 75 durante la riunione del Terme a Montecatini, fu rilasciato l'8 settembre e lasciato legato ad un ulivo nei pressi del cimitero di Montescudaio, sempre vicino a Montecatini. La lunghina aveva dei nodi tipici dei pastori sardi, comunità piuttosto presente nella zona, e questo fece pensare ad una pista. Ci fu qualche arresto, ma nulla fu veramente chiaro, nemmeno il pagamento del riscatto. La scuderia Mila Seconda fece sapere che si trattò quasi di una mancia, ma in molti parlarono di 80 milioni, raccolti anche con una colletta che comprendeva Anselmo Fontanesi, guidatore del fuoriclasse. Nel 2017 la tenuta diventa anche un luogo in cui salvare i cavalli maltrattati, malnutriti, relegati in box senza luce e con poca acqua, animali malati e lasciati senza cure, grazie ad un progetto dell'associazione no profit voluta da Nicole Berlusconi. Oggi il cigno è uno splendido agriturismo, ma i cavalli restano protagonisti, così come le scuderie e le piste rimaste intatte con tutto il fascino che le caratterizza. Signor Tosi, la sua storia con la tenuta del cigno quando inizia? Inizia nell'autunno del 2015, quando per amicizie comuni ci è stato proposto il cigno e la nostra famiglia ha deciso di acquistarlo. Però ha deciso poi di mantenere le scuderie. Assolutamente, a maggior ragione le scuderie sono state conservate così come le piste ed oggi con piacere abbiamo cavalli per la scuola, per gli ospiti e cavalli anche per le corse. Ecco, tra questi forse il cavallo più famoso del mondo. Varenne come è arrivato qua? Varenne è arrivato dopo lunga insistenza con la proprietà a cui avevo offerto volentieri alloggio per il capitano. La proprietà è di Napoli, quando venivano a trovare il cavallo qua vi che era in una clinica qua vicino, dormivano da noi e quindi cercavo di convincerlo, poi per ragioni diverse comunque hanno deciso e con piacere oggi è qua.
Ecco, ha acquisito una magia ancora superiore questo posto con la Bibbia. Assolutamente sì, diciamo che le aspettative sono alte, comunque dà lustro sicuramente a tutto quanto. Le chiedono dei cavalli, le chiedono di vedere Varenne? In realtà non è ancora pubblicizzato la presenza di Varenne. C'è un passaparola per cui molte persone ci scrivono e chiamano per poter avere informazioni per Varenne. Ecco, queste scuderie sono quasi una rarità, nel senso che sono tra le poche rimaste come le vecchie e importanti scuderie di Milano. Questa in particolare ha 32 box molto grandi ed è veramente una cosa... sono proprio belle. All'ingresso della scuderia c'è una targa in ottone che abbiamo trovato ovviamente, dove sono incisi 9 campioni di questa scuderia. Fatalità, le camere del nostro agriturismo sono 9, per cui abbiamo dato ad ogni camera il nome di un cavallo che all'epoca, negli anni 70, negli anni 80, era qui della scuderia Mira Seconda. Inizia venerdì a San Siro la Freccia Rossa Jumping Cup. Carlo Pellegatti ci racconta le emozioni dell'equitazione, ma anche le sensazioni del suo debutto in sella a un puro sangue. Giampaolo Mollo, cavaliere, istruttore, ma da poco anche appassionato, proprietario e gentleman. Non c'è solo il Divo di Paolo Sorrentino, famoso film sulla vita di Andreotti, di Giulio Andreotti, ma c'è un altro Divo, qui con l'allenatore Marcialis, eccolo qua. Lui è bel cavallone, Divo dei Griff, un 3 anni. Com'è questo cavallo? È un cavallo utile. Dai, lui è un cavallo che ha vinto già per il signor Mollo in Fantini. Lo montava mio nipote Iauris Marcialis. Ma lui l'ha comprato e ha fatto la battente in gentleman e si può divertire. Eh sì, non c'è solo, come dicevo, il Divo di Paolo Sorrentino, ma anche il Divo di Giampaolo Mollo. Giampaolo, allora mi sembra che non sia una novità del tutto avere un puro sangue. Sì, il puro sangue sì, ma il cavallo no. È vero. Io arrivo dal mondo dell'equitazione, sono anche istruttore e tecnico, ho partecipato a diversi concorsi ippici, ho montato cavalli sia giovani che meno giovani e un anno fa ho avuto la fortuna di conoscere Antonio Marcialis tramite mia moglie veterinaria, nonché comproprietaria di Divo, e montando la mattina per lui ho conosciuto questo cavallo che a un certo punto poi è stato messo in vendita e su consiglio dell'espertissimo Antonio, il grandissimo ecco. Uomo di cavalli. Il 24, 25 e 26 qui a San Siro c'è la Freccia Rossa Jumping Cup, giusto? E dunque, esatto. Che cosa vuol dire per te, che sei nato nell'equitazione, vedere l'equitazione al centro dell'ippodromo dei Puro Sangue? È bellissimo, non ho potuto partecipare, ma ho visto l'edizione dell'anno scorso che hanno partecipato sì. Diversi miei amici, nonché ex istruttori, e la cosa è piaciuta tantissimo per la location, che è sicuramente particolare e fantastica, nonché storica, e questa cosa è veramente bellissima. Che differenza c'è tra il Puro Sangue, la gioia di essere proprietario di Puro Sangue e l'equitazione, i cavalli imponenti dell'equitazione? C'è una grossa differenza, soprattutto ti approcci con dei cavalli molto più giovani, ma molto intelligenti e molto disponibili. Questi? Sì. Questi, mentre gli altri cavalli sono più, sono più maturi? Più maturi, esatto. Ci si approccia a diverse su questi cavalli e sicuramente anche gli spazi sono completamente diversi, lavorandoli in rettangoli, quelli di equitazione di circa 50x60. E
poi voglio sapere da proprietario, poi mi auguro di fare questa intervista anche da gentleman che ha vinto, la differenza di compiere un percorso netto e di veder vincere il tuo cavallo. Esatto, noi abbiamo la fortuna di aver visto è una grande fortuna. Sì. Vincere il nostro cavallo di me e mia moglie Monica, peraltro con Iaures Marciali, nonché amico. È tutto da stabilire l'arrivo, anche se Divo De Grief ha preso margine su Sopra Abu Dhabi, che poi può tornare sotto su Divo De Grief, che nel tratto finale però legittima il suo successo. Ritorna al successo qui a San Siro Iaures Marcialis per i colori della scuderia 3M e il signor Marcialis Antonio al training. Che emozione differente hai avuto? È un'emozione che non pensavo fosse così elevata, sì, fortissima. Pur rimanendo a terra, io sono sempre stato dall'altra parte con l'indicazione dei proprietari, magari per compiere un percorso di salto ostacoli. In questo caso ero io un po' lo spettatore ed è un'emozione veramente indescrivibile. E dimmi cosa vuol dire l'emozione quando ho visto il tuo cavallo che era ancora in mano con gli altri che frustavano e hai capito che potevi vincere. Cuore? 180 pulsazioni al minuto. Esatto. Hai preso la patente, hai già debuttato con Divo, sì, a Merano. A Merano, esatto. Domenica 12 abbiamo debuttato insieme, il cavallo inesperto e gentleman, chiaramente in questo monto inesperto. Com'è andata? È andata bene, il temperamento di Divo era già più morbido rispetto alle corse infantili, perché già la partenza è stata di una gestione abbastanza semplice rispetto ai fantini, che esce molto più irruento, e quindi è andata che bene. Che differenza proprio montare ai cavalli di equitazione questi? Qual è la più grande differenza? Sicuramente le tempistiche di reazione e l'imprevedibilità del tracciato sono, spiegamelo bene, diverse. Per esempio, io in un percorso di equitazione hai meno variabili, quindi sai cosa può succedere in tutti quei 12-11 salti. Nella corsa no. Perché ci sono anche gli altri. Perché ci sono, per esempio domenica eravamo 24 cervelli, essendo 12 partenti, che pensavano più o meno ognuno la stessa cosa. Antonio, veniamo da te, promette il ragazzo, hai avuto tanti gentleman. Giampaolo promette tantissimo, è una cosa un pochettino diversa dal concorso al galoppo, però c'ha talmente tanta passione che sta migliorando tantissimo. Allora mi chiamerete, perché magari mi scappa, mi chiamerete, l'appuntamento è sempre con Giampaolo Mollo. Giampaolo Mollo, attenzione, quando vincerai in gentleman? E poi mi spieghi dal primo all'ultimo metro della corsa. Ci sono percorsi a cavallo che lasciano a bocca aperta e questo servizio realizzato da Barbara Scarpettini ce lo mostrerà con cavalli e cavalieri arrivati a Lucca al termine di 6 tappe religiose, come pellegrini di un tempo. Le mura di Lucca, al termine del viaggio, hanno fatto da cornice con un'accoglienza speciale. È una calda domenica di giugno, ma la passione è grande, enorme, per il mondo dei cavalli. Sono al Foro Boario, dove prima qui c'era il mercato del bestiame. E c'è proprio qua un'iniziativa che è veramente molto particolare. Sono in compagnia del presidente dell'associazione Fite Trek Ante, il signor Amadio. Allora, lei ha definito questo crocevia anno zero. Sì, il brand lo dice, no? È un brand storico. Per Lucca sono sempre passati i grandi cammini e questa è stata, diciamo, la grande idea della federazione, quella di ripercorrere questi cammini. Abbiamo organizzato 6 tratte coinvolgendo la parte nord della Toscana in tutti questi percorsi, no? Che nascono come spirituali, la via di San Jacopo, la via di San Giulia, la via Matildica de Canossa, la Francigena del nord e del sud. Insomma, si è creato un evento veramente unico, io lo definirei anche internazionale sarà. Ieri nel convegno abbiamo comunque raggiunto già un accordo tra più comuni
e abbiamo il benestare della regione per sviluppare questo progetto in termini nazionali e internazionali. E quanti cavalli invece sono stati raccolti, insomma? Allora, per questa iniziativa abbiamo avuto un contingentamento dovuto al passaggio che faremo oggi sulle mura di Lucca. Quindi saremo un 120 cavalli che rappresentano però un territorio molto vasto. Quindi al Foro Boario vi spostate sulle mura di Lucca e lì che cosa succederà? Lì noi faremo questa sfilata, questo corteo, che verrà tra l'altro arricchito da sbandieratori ma anche da figuranti, per celebrare quella che è poi una grande identità, diciamo, nostra, nazionale, italiana e ancora di più toscana, che è la passione per il cavallo. Questo lo vediamo nei pali, lo vediamo in tutte le manifestazioni storiche, e praticamente il cavallo, come sempre, risveglia praticamente i cuori a tutti. Possiamo dire che il cavallo è veramente il migliore amico dell'uomo? Beh, sicuramente è un grande compagno, oggi molto attuale, lo è stato in tante forme e credo che abbia un grande futuro. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. E allora, sono in compagnia del mitico Piero. Mitico perché? Ecco, sì, mi hanno dato questo soprannome da giovane, me lo porto dietro e mi fa piacere. Quanti anni la passione per il mondo dei cavalli? Ma io sono nato in un contesto di allevatori, ho sempre avuto il cavallo da piccolo, se non mi portavano nella stalla non mangiavo da piccolo, e il primo cavallo me l'ha comprato mio babbo a 6 anni. Quindi è 50 anni che faccio trekking, è la mia passione, il mio stile di vita. Invece questo è il primo anno di questa iniziativa, veramente sui generis. Sono 6 percorsi e questo è una sorta di punto di ritrovo qui al Foro Boario. Tu, Piero, hai fatto un percorso, sì, uno di questi sei, una tratta. Mi spieghi cosa succede durante questa tratta? E praticamente io ero il referente della tratta di San Jacopo, e San Jacopo è partito questa tratta da est e quindi ha fatto Calenzano, e Pistoia, Uzzano, Pescia, e ho accompagnato i ragazzi, essendo un appassionato e un conoscitore di tutti i sentieri, tutte le strade che frequentavano i pellegrini già dall'antichità, e quindi sono andato a prenderli a Pescia. E ripercorrendo le strade, la via della Fiaba a Collodi e tutti i sentieri delle colline lucchesi, lungo il parco fluviale, ci siamo ritrovati tutti qui ieri sera, e tutte le tratte ci siamo riuniti qui, e stamattina tutte le tratte andremo a fare il giro di Lucca. Dice che Lucca è la città delle 100 chiese, per cui insomma c'è un grosso sentimento religioso. Durante queste tratte si mangia? Sì, si mangia. Cerchiamo di organizzare dei pasti frugali, perché non è che vogliamo andare al ristorante. Come ieri è venuta una signora, ha portato un po' di porchetta, panini, in un boschetto, ci siamo fermati un paio d'ore come facevano i pellegrini. E poi siamo ripartiti dopo pranzo, tranquilli, un caldo tremendo, ma molto contenti e soddisfatti. Complimenti per questa grande passione. Grazie. Io sono in compagnia del signor Mario, che da tanto tempo, insieme ad altri due personaggi, ha un'idea che gli frulla in testa, di riprodurre il cammino di Santiago de Compostela, qui a Lucca. E mi sembra che ci è riuscito. Mario, ma come nasce veramente questa idea? È semplicemente nata da questa grande passione che ci condivide, no? Io organizzo dal 1999 a cavallo il cammino di San Giacomo di Compostela in Spagna. Tra l'altro anche quest'anno siamo stati onorati di avere con noi il nostro presidente federale. E quindi per dare un'idea, no, che i cammini sono una cosa, ovviamente anche da un punto di vista religioso, molto importanti. E poi c'è questo turismo lento che ha un grande interesse, non solo mediatico ma anche personale di ognuno di persone che lo fa. Lucca era già in antichità una città di assoluta importanza, perché era un crocevia di tanti cammini. Siamo riusciti a metterli insieme con la volontà di tanti passionisti, di tanti ragazzi, perché la Toscana è una terra di cavalli, dove comunque abbiamo 26.000 cavalli sul territorio, e i qui presenti, i 150 cavalli che sono qui presenti, sono proprio il frutto, il nettare di coloro che hanno creduto in questo progetto.
Pertanto quest'anno è l'anno zero, come si è detto ieri sera alla cena, abbiamo detto tante cose, è intervenuto anche molte persone, tra l'altro assessori, quindi diciamo così, l'interesse è assolutamente importante. Luca è stato, l'amministrazione di Luca è stata veramente eccezionale, che ci ha gratificato dei permessi per montare sulle mura. Non solo, abbiamo anche un corteggio storico che oggi ci farà una presentazione, ma più che altro ci riceve con l'ospitalità che è di rito. Quest'anno peraltro viene aperto in cattedrale qui a Lucca, viene aperto il volto santo, quindi è una cosa assolutamente importante, e quindi non solo, che viene fatto tra l'altro ora a giugno, e quindi è stata tutta una serie, no, di occasioni, di eventi che sono, non avendoli tra l'altro concordati, e sono venuti così in maniera naturale che non può che venire, che riuscire bene, insomma. Quindi avete fatto una ricerca storica piuttosto approfondita. Noi siamo partiti, premetto, io insieme a Vittorio Rabboni siamo partiti dal castello di Canossa a Reggio Emilia a cavallo, e abbiamo svalicato tutto l'Appennino reggiano, passando dalla bellissima Pietà di Bismantova, no, che è citata nel Dante come entrata dell'inferno, no? E abbiamo passato, svalicato l'Alpe di San Pellegrino, entrando in Garfagnana e poi facendo giù tutta la Garfagnana, Barga, insomma tutte fabbriche di valli, insomma la nostra Toscana vera, fino ad arrivare qui a Lucca. Devo dire che è stato un viaggio importante, visto anche le temperature, però è anche vero che c'è una riscoperta, facendo questi viaggi c'è una riscoperta assoluta del nostro territorio.